Un'occasione non solo per far scoprire ai cittadini innamorati della festa come è fatto lo scheletro nascosto sotto la pelle esteriore della maestosa struttura barocca che porta la Madonna della Bruna in trionfo, ma anche cogliere la sua importanza storica nel contesto della principale tradizione culturale di Matera. In quest'ottica, l'Associazione Maria Santissima della Bruna ha presentato i risultati del progetto di digitalizzazione della struttura permanente del carro trionfale, realizzato in onore di Maria Santissima della Bruna, patrona della città dei Sassi. Cerchiamo di coniugare quello che è la tradizione, mantenere e dare la possibilità di uno sviluppo di questo manufatto alle prossime generazioni. Tra l'altro si pensa pure a un'eventuale sostituzione e renderlo un pezzo da museo, visto che ogni anno il carro subisce comunque dei traumi dopo la rottura in piazza Vittorio Veneto. Così come spiegato dall'associazione, l'iniziativa è partita da Luca Colacicco, presidente della sezione legno arredamento di Confapi Matera, ed è stata attuata da Rocco Festa attraverso l'uso di droni e di strumentazione avanzata. Avere un modello digitale significa avere la possibilità di realizzare quanto più diciamo preciso e quindi più bello, più realistico un manufatto. Quindi è un supporto, credo, importante che gli artisti in questo momento possono usufruire.